Si ribalta dalla moto e finisce fuori strada. È accaduto in località Vandra sul Macerone. Un giovane motociclista è ricoverato al Neuromed in gravi condizioni. Indizione delle elezioni primarie nel centro-sinistra in autunno e la richiesta partita da Roberto Ruta per la scelta del candidato presidente della giunta regionale. Le scuole di Termoli non hanno gli indici di vulnerabilità sismica, pur essendo la città a rischio terremoto. La giusta scuola chiede spiegazioni al comune. Il sofferto successo del Campobasso sul San Marino e il pareggio dell'Alfonsini ad Agnone confermano un girone di ritorno equilibrato in Serie D. Una buona serata dalla redazione di TLT. Un motociclista di Forlì del Sannio è ricoverato in gravi condizioni all'istituto Neuromed di Pozzilli a seguito di un incidente stradale sul Macerone. Il 24enne è stato scaraventato fuori strada dopo aver perso il controllo della moto. I primi soccorsi sono stati predisposti nel nosocomio veneziale di Isernia dopo l'arrivo di un'ambulanza. Per la gravità delle lesioni riportate, il giovane è stato trasferito d'urgenza a Pozzilli. Furti a ripetizione negli ultimi giorni all'interno di numerose scuole della provincia di Campobasso. Gli ultimi colpi di ignoti risalgono alle sedi di Santa Croce di Magliano, nello stesso capoluogo, e all'edificio di Nuova Criternia di Campomarino. In quest'ultima frazione sono stati rubati dall'aula multimediale 5 computer e una macchina fotografica, 7 invece i computer prelevati nelle aule della scuola di Santa Croce. Secondo le forze dell'ordine sarebbero furti su commissione finalizzati a sottrarre materiale informatico. I dirigenti scolastici rinnovano la richiesta alle loro amministrazioni di dotare gli istituti di telecamere di sorveglianza. Cambiamo argomento, elezioni regionali 2018. Il senatore Roberto Ruta ha richiesto la convocazione dell'Assemblea regionale del PD per discutere l'indizione delle elezioni primarie per la scelta del candidato presidente della giunta regionale di centro-sinistra, primarie da celebrarsi in autunno. Il senso è quello di rilanciare il Partito Democratico e le forze della coalizione di centrosinistra, ricomponendo le varie anime in un progetto che venga fuori da un vero e proprio confronto programmatico. Su questo si basa la richiesta che il senatore Roberto Ruta, in compagnia di altri componenti dell'Assemblea regionale del PD Molisano, avanza all'onorevole Laura Vennitelli, presidente del massimo organo regionale di indirizzo politico ed organizzativo, a che convochi tale Assemblea per affrontare una discussione su un unico punto all'ordine del giorno, e cioè indizione delle elezioni primarie per la scelta del candidato presidente della Giunta regionale del Molise della coalizione di centrosinistra per le elezioni del 2018. I 15 firmatari della richiesta indicano anche le date che possono essere considerate, con la richiesta di convocare l'assise regionale entro il mese di marzo per poi raccogliere le candidature e confermarle entro il 30 settembre e votarle il 30 novembre. Sono indicazioni che troverebbero un riscontro proprio nel meccanismo consultivo e nelle modalità burocratiche di raccolta delle varie adesioni, che diventerebbero così anche il motore per una ripartenza politica più forte, rilanciando il percorso del centrosinistra e costruendo quei nuovi programmi che possano ridefinire il quadro complessivo delle politiche della coalizione. Tutto a fronte di correzioni dovute, soprattutto a causa delle scelte della giunta attuale, mai del tutto condivise, se non addirittura criticate da parte della maggioranza assembleare e dalle minoranze. Una scelta, questa delle primarie, non obbligatoria per il PD, ma assolutamente oggi da condividere e rilanciare con forza per ritornare ad essere sempre più centrali nei percorsi di sviluppo della regione Molise e del suo territorio. Anche Molise Democratico chiede l'indizione di un'assemblea che ponga al centro della discussione il tema delle primarie di centro-sinistra per la scelta del candidato governatore alle elezioni del prossimo anno. Uno strumento, quello delle primarie, che rappresenta il modo più idoneo per confrontarsi all'interno del PD.
Lavoro, pensioni e sicurezza sono le tre priorità che il Molise merita di vedersi risolvere al più presto. È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo di Noi con Salvini nel corso di un incontro politico svolto a Larino. Molise che vede perdere centinaia di posti di lavoro e la precarietà di chi lo cerca quotidianamente. Dal Molise il centrodestra auspica un ricambio della politica nazionale. L'ex sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, invita a sostenere una coalizione di moderati. Come sta la situazione nel centrodestra molisana? Ma io sono sempre stato nel centrodestra, avevo aderito con entusiasmo al partito di Alfano, il nuovo centrodestra. Purtroppo Alfano, si è spostato a sinistra insieme a Renzi, quindi non sono io uscito dal partito, è il partito che si è spostato da un'altra parte. Io sono sempre stato coerentemente, sia nella sostanza che nella forma, di centrodestra. Oggi abbiamo aderito al movimento regionale di Michele Iorio, insieme per il Molise, che si è confederato a livello nazionale con il movimento Direzione Italia, che fa riferimento all'europarlamentare Raffaele Fitto. Ma lei auspica una riaggregazione del centrodestra? Assolutamente sì, mi auguro che questo accada, anche perché credo che con i venti che spirano sia a livello internazionale che a livello europeo, il centrodestra ha buone possibilità di riprendere il governo sia della nazione che della regione Molise, perché effettivamente i disastri dimostrati da questa classe politica di centrosinistra credo siano sotto gli occhi di tutti, è necessario un ricambio. Spero che il ricambio non sia pentastellato, ma che sia un ricambio di persone moderate di centrodestra. La sanità si veste di rosa per una giornata di informazione sulle patologie a maggior impatto femminile e sui percorsi di prevenzione, l'iniziativa di ASREM e Regione in occasione della Festa della Donna. Gli approfondimenti medici riguarderanno i controlli in ostetricia e ginecologia, prevenzione nei campi dell'oncologia, cardiovascolare, diabete, vaccino, profilassi, HPV e rischio osteoporosi. I punti per ricevere informazioni saranno attivati la mattina di mercoledì 8 nei nosocomi di Campobasso, Isernia, Termoli e Agnone. E il Forum per la difesa della sanità pubblica chiama i cittadini domani pomeriggio a presidiare la sede dell'ASREM in via Petrella a Campobasso. L'iniziativa serve a difendere il sistema sanitario smantellato dalle politiche dei governi nazionali e dal piano operativo sanitario redatto dal presidente della giunta regionale, Paolo Di Laura Frattura. La città di Termoli è classificata nella zona sismica di classe 3 a rischio di rari ma forti terremoti. L'associazione La Giusta Scuola denuncia le inefficienze della locale amministrazione. Nessun edificio scolastico di Termoli ad oggi ha in regola tutte le certificazioni che definiscono sicura una scuola. Ad inizio anno il Ministero dell'Istruzione alle regioni Campania, Molise, Lazio e Sicilia ha destinato complessivamente 3 milioni e mezzo per indagini diagnostiche sui solai delle scuole e 2 milioni di euro per interventi di miglioramento e adeguamento antisismico. Per l'associazione termolese La Giusta Scuola è questa l'occasione propizia per richiedere i finanziamenti necessari per riempire le pericolose mancanze che le strutture didattiche della città adriatica hanno, quelle sulla conoscenza dell'indice di vulnerabilità sismica e dell'eventuale necessità di interventi. L'indice di vulnerabilità è il rapporto tra il massimo sforzo che un edificio può sopportare e quello al quale può essere sottoposto da un terremoto in un determinato territorio, un indice molto importante per stabilire quale sia la capacità di una struttura di resistere ad un sisma relativamente alla natura della zona in cui si trova. Purtroppo a Termoli degli effetti che potrebbe provocare sugli edifici pubblici non si sa nulla, per il fatto che nessuna sede è dotata dell'indice. La città è classificata come zona sismica di classe 3, ossia zona che può essere soggetta a forti terremoti, ma rari.
In conclusione rincara la dose Maria Assunta Mariani, responsabile dell'associazione. Sul sito del municipio non c'è la necessaria trasparenza che permetta di vedere i documenti e le certificazioni delle scuole. È stato revocato lo sciopero nazionale della pesca, un segnale di fiducia da parte degli armatori verso il governo per la modifica della contestata legge 154. Il 17 marzo, un nuovo incontro tra le parti al fine di modificare la normativa sulle sanzioni ai pescatori e a vantaggio della sostenibilità ambientale e dell'intero settore ittico, al quale guarda con interesse anche la flottiglia molisana. Il Comune di Termoli, centro capofila dell'ambito territoriale sociale, ha effettuato oggi il mandato di pagamento per i contributi per le attività di cura prestate in favore delle persone in condizioni di gravi disabilità. L'importo complessivo delle somme ammonta a 14.000 euro. Ammonta invece a 650.000 euro il finanziamento destinato al rifacimento di numerose strade comunali a Larino, a giorni l'inizio degli interventi. Nel primo finanziamento le arterie interessate sono via Circonvalazione nel centro storico, via Cavaliere di Malta e l'incrocio tra via Marra e via Giulio Cesare. Anche via Lualdi, nei pressi del parcheggio dell'ospedale, sarà sottoposta ad interventi migliorativi della viabilità. Cambiamo argomento. Storie quotidiane di un lavoratore precario nella capitale tra realtà e immaginazione, gioie e delusioni. È il volume Il foglio bianco di Umberto Di Giacomo, scrittore isernino. Umberto Di Giacomo alla presentazione del libro Il foglio bianco. Quanto c'è di realtà e quanto c'è di immaginazione all'interno del libro? Diciamo un 15% di fantasia e un 85% di cazzate. La realtà e la verità è stata tenuta volutamente fuori perché non, certe volte è troppo difficile da spiegare, quindi è meglio rifugiarsi in un mondo fatto di fesserie, secondo me, questo l'ho detto seriamente. In realtà l'idea di patrocinare la presentazione di questo libro è nata dopo averlo letto. C'è un rapporto di amicizia tra me e Umberto, non lo nego, ma non è questo il motivo che ha portato ad essere oggi qui. In realtà il libro è affascinante perché racconta quelle che sono le ansie e le paure dei ragazzi della mia generazione, di chi oggi ha all'incirca 35 anni e nonostante un percorso di studi si trova ad affrontare una vita piena di difficoltà, ma lo fa con uno spirito combattivo e se la cava sgomitando in un mondo di squali. Al via i lavori di ristrutturazione della palestra di via Milano a Campobasso, una struttura che da tempo versava in condizioni di fatiscenza e che grazie a questi interventi tornerà ad essere un'importante struttura sportiva che andrà ad arricchire il patrimonio edilizio scolastico locale. I lavori per una base d'asta di 237.000 euro dovranno essere conclusi entro la fine di settembre. L'impianto sportivo andrà a servire dal prossimo anno il vicino liceo Galanti e gli istituti Francesco ed Enrico Dovidio. L'amministrazione provinciale inoltre a Larino ha in corso la realizzazione del primo lotto del polo scolastico di Contrada Cappuccini. La concessionaria Renault Dacia apre anche in Molise, vasta gamma di automobili e furgoni nei due capoluoghi di provincia. Vediamo. Il progetto nasce perché è da tempo che la città di Campobasso e di Isernia erano sforniti di una concessionaria ufficiale Renault Dacia. I clienti potenziali erano costretti ad andare fuori, la Renault sta andando bene, sta facendo belle macchine e allora abbiamo fatto questo investimento, abbiamo accettato la proposta di Renault Italia e siamo partiti. Da oggi abbiamo colmato questa lacuna, quindi anche Campobasso e Isernia avrà la concessionaria Renault e Dacia.
Auto è pronta a soddisfare le più ampie richieste grazie ad un mercato in continua evoluzione ed attento alle esigenze sempre più tecnologiche ed innovative dei clienti. La marca Renault è molto attenta a intercettare le mutevoli esigenze delle clientele che vanno cambiando, quindi il cliente Renault vuole la novità, vuole la tecnologia che deve essere all'avanguardia. Se lei pensa che la Renault si è inventata una fetta di mercato da niente, letteralmente se l'è inventata già dal fine 99-2000 e ha creato una fetta di mercato che si chiamava e si chiama tuttora monovolume compatta. La pioniera è stata la Mégane Scénic, che proprio 3 o 4 mesi fa è stata completamente rinnovata, poi è stata seguita dalla Multipla della Fiat, e dalla Zafira della Opel. La scuola dell'infanzia CEP Nord di Campobasso bissa il successo nel concorso nazionale Donne della Pace 2016-2017. Dopodomani, mercoledì, a Roma, la dirigente scolastica Agata Antonelli parteciperà alla cerimonia di premiazione del concorso, che avrà luogo nel Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E siamo adesso, come ogni giorno, allo spazio del meteo. Cielo parzialmente nuvoloso fino a sera sul Molise. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 6 gradi ad Isernia e la massima di 17 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, mosso l'Adriatico centrale. Domattina cielo coperto e quadro climatico in peggioramento sulla costa. Valori atmosferici in calo, venti variabili. Nel calcio a 5 nazionale, l'Isernia passa tranquillamente 4-1 anche a Potenza in casa del fanalino di coda del girone F. A questo punto ai Pentri manca un sol punto per festeggiare la A2, 11 quelli di distacco dal Giovinazzo secondo della classe. A centro classifica il CUS si fa imporre il pareggio casalingo 1-1 dal Cassano. Universitari che salgono a quota 27, sconfitta invece a Manfredonia 7-5 per la Chaminade, Campobassani in zona pericolo a 21 punti in compagnia del Capurso e dello stesso Manfredonia. Siamo adesso al calcio, la Fermana consolida la classifica nel girone F della Serie D, Macchia e Boiano in vetta rispettivamente in eccellenza e promozione regionale. Campobasso San Marino 1-0, Jesina Castelfidardo 1-0, Matelica Monticelli 2-0, Olimpiagnonese Alfonsine 1-1, Pineto Vastese 2-1, Recanatese Fermana 0-1, Romagna Centro Civitanovese 2-0 e San Maurese San Nicolò 0-1 per una classifica che vediamo: la Fermana 54 punti, Matelica 46, Vispesaro 44, San Nicolò 43, San Maurese 37, Olimpia Agnonese 36, Vastese 35, il Campobasso sale a 32 punti, in coda Alfonsine 19, Castelfidardo 18 e Civitanovese a 17. Scendiamo in eccellenza, Allife Cliternina 3-0, Campobasso Spinete 2-3, Gambatesa Campo di Pietra 1-2, Macchia Venafro 5-0, Olimpia Riccia Isernia 1-1, rinviata la gara a Pietramonte Corvino Guglionesi, Sesto Campano Vasto Girardi 0-1, stesso punteggio tra Termoli e Treppini Matese. La classifica per le prime posizioni: Macchia 60 punti, Vasto Girardi 55, Venafro 48, Treppini Matese 44, Isernia 42, Guglionesi 39. In coda Gambatesa 18 punti,
Campobasso 17, Pietramonte Corvino 14, Cliternina 5. Scendiamo di categoria. Baranello Castelmauro 4-0, Biccari Vulcania 5-0, Boiano Real San Martino 2-1, Campomarino Sant'Eliana 3-3, Frentania Jelsi 0-0, Maroneo Roseto 2-1, Matese Molise 5-3, Rocca Sicura Cerce Maggiore 1-0. Allunga il Boiano 51 punti sulla Frentania 48, Jelsi 45, Baranello e Vulcania 41, Roccasicura 40. In coda Maronea 21 punti, Cerce Maggiore 11, chiude il San Martino a 7. L'Olimpia Agnonese non va oltre il pareggio interno al cospetto dell'Alfonsine. Per i Granata manovra poco fluida e attacco dalle polveri bagnate. L'Alfonsina in completo biancoceleste esce indenne dal terreno di gioco del Civitelle. Agli ordini del fischietto pisano Vingo, le squadre e i tifosi hanno tributato un lungo applauso all'ex primo cittadino di Agnone, Michelino Carosella, scomparso in settimana. Ravennati bravi a chiudersi dietro la linea della palla, lasciando in avanti il solo Compagnucci, ma senza fare barricate. Molisani costretti a rinunciare tra squalifiche e infortuni, ha ricamato Rullo e Gentile. Guida per i Granata si costruisce e finalizza la prima conclusione della partita dopo 10 giri di lancette. Nulla di fatto tra gli applausi del pubblico. Gli ospiti rispondono a stretto giro di posta con un radente potente di molossi dalla lunga distanza. I ritmi sono molto elevati, l'Alfonsine guardinga ma non rinuncia ad offendere. Per i locali Guerra e Demoleon le corsie laterali sono spesso intasate. Al 23esimo sassata poderosa di Salomone che coglie il palo esterno. I romagnoli vendono cara la pelle in difesa e pronti sulle ripartenze quando ne hanno la possibilità. L'Olimpia alza i giri del motore fino al termine della prima frazione. Sponda del centravanti Ragazzu per la corrente Pejic, palla alta di poco. Da un calcio piazzato di Innocenti, il portiere di casa Campanico alla peggio nello scontro aereo con Bertoni. Per il numero 1 agnonese si parla di rottura del setto nasale. Ancora il numero 10 maglia granata sul tramonto del primo tempo. Guida, macina metri in velocità, Pejic sfiora il legno. È l'ultimo squillo di 45 minuti che non hanno regalato particolari acuti. La ripresa vede gli stessi 11 di partenza per Del Grosso e Candeloro, ma dopo 12 minuti Di Lollo scombina i piani della sua panchina per un problema muscolare. Lucarino entra al centro della difesa, Walter Guerra si alza in mediana. Lucarino non fa in tempo ad inserirsi nei meccanismi difensivi che stende a terra Tosi ai limiti dell'area. La punizione è recapitata dal capitano Innocenti sul palo più lontano. Campanico è in ritardo e l'Alfonsine passa in vantaggio al quarto d'ora. I molisani raddrizzano la gara quasi subito. Più lesto di tutti in area piccola è il difensore Demoleon, che sfrutta una serie di indecisioni e infila la porta rimasta sguarnita da Lombardi. Da questo momento ti aspetti la carica a testa bassa dei padroni di casa, ma gli ospiti tengono botta con molto ordine. Ancora brividi sulla schiena di Campanico prima della mezz'ora. L'ottimo Ricci invita da destra i compagni di attacco, questione di centimetri per Salomone che non arriva all'appuntamento decisivo. Demoleon al 30esimo in transizione non trova la collaborazione dei compagni e insiste da solo fino alla conclusione che sfiora il palo. Del Grosso si gioca la carta di Nicola Guerra per Ragazzu nel finale. Arriverà solo il mancino insidioso di Walter Guerra da buona posizione. L'Alfonsine non rischierà più nulla sino al triplice fischio e concluderà la partita con gli stessi 11 di inizio match. Un punto utile per risalire una classifica fino ad oggi avara. Salvezza più vicina per il Campobasso dopo il sofferto successo all'ultimo assalto sul San Marino al Selvapiana. Vediamo il contributo.
Lo perfido consegna 3 punti pesanti al Campobasso all'ultimo assalto, al termine di un confronto tattico e avaro di emozioni. La formazione di Pino Di Meo non rischia granché al Selvapiana e gestisce le folate dei locali con apparente tranquillità. Il difensore di casa Esposito evita guai ai suoi sul pericoloso traversone di Caprioni. I rossoblù rischiano ancora sull'uscita a vuoto di Palumbo da azione d'angolo. Il titano si fa preferire ai molisani nel primo segmento della partita. Buonocunto scarica in porta da buona posizione. Una deviazione fortuita tra i padroni di casa rimedia in corner. I primi 45 minuti terminano in pratica con un Campobasso mai convincente dalle parti del portiere ospite Dini. Una squadra bloccata dalla predisposizione degli avversari in tutte le zone del campo. Ripresa, frabotta nei molisani a terra ai limiti dei 16 metri un giocatore in bianco celeste. Buonocunto spedisce alto il cuoio su punizione. Il San Marino in palla, squadra arrembante e propositiva al cospetto di un 11, incapace di rendersi minaccioso tra le mura amiche. Vitelli dalla scossa, subentrato al centravanti Martiniello, tenta la percussione ma il tiro è facile preda del portiere Dini. Il finale dei molisani che non vogliono accontentarsi del pari. Frezzi, servito da Iaboni al 38esimo, si divora la rete del vantaggio. È comunque il prologo di una vittoria insperata e raggiunta all'ultimo dei 4 minuti di recupero. Lo perfido, che in precedenza aveva sostituito Fazio, regala ai suoi tifosi una perla difficile da dimenticare che si spegne all'incrocio dei legni. Un successo molto sofferto e che allontana i lupi dalla zona rossa della classifica. Per il San Marino resta il rammarico di uscire a mani vuote dal Selvapiana dopo una prova più che convincente. Cambiamo disciplina, passiamo al rugby. Tutti gli impegni sportivi sono stati rispettati, ma domenica vara di risultati per le squadre giovanili della società campobassana di rugby Hammers. Sul campo, al limite della praticabilità del vecchio stadio Romagnoli, l'Under 16 ha subito la maggiore esperienza della compagine beneventana quarto circolo. Sconfitte esterne anche per l'Under 14 e l'Under 18 a Napoli contro la Partenope. Siamo in chiusura nella pallavolo femminile di B1, serata da dimenticare per l'Isernia, travolta in casa 3-0 dal Marsala. Le ospiti hanno dimostrato di essere un sestetto di alta classifica. Le molisane, al contrario, hanno disputato una delle peggiori prestazioni stagionali. 25-17, 25-15, 25-12, i parziali in favore delle siciliane al Pala Fraraccio. Con questa notizia di pallavolo è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.